I primi consigli che sicuramente posso darvi sono poi quelli che riscontriamo noi ogni giorno nella produzione delle nostre piante fiorite. Ci piace difatti chiamarci gli artigiani delle piante. E sicuramente quella di non far mancare l'acqua ai nostri fiori nel periodo estivo. Quindi adesso con l'arrivo della bella stagione dobbiamo incrementare le bagnature. Un primo consiglio che vi posso dare quando andiamo a bagnare è quello di assicurarci che abbiamo bagnato a sufficienza le nostre piante. Se ad esempio vediamo subito percolare l'acqua nel sottovaso, dobbiamo stare attenti che la terra sia realmente bagnata. Molto spesso la terra è talmente asciutta che non riesce ad assorbire adeguatamente l'acqua. Assicuriamoci attraverso il peso della vaschetta che sia sufficientemente bagnata. Inoltre, un secondo consiglio e un mito da sfatare è sicuramente quello del concime. Continuiamo a concimare le nostre piante anche nel periodo estivo, mantenendo sicuramente le dosi d'etichetta e con una cadenza almeno settimanale. Il terzo consiglio che vi posso dare, sicuramente, nel caso in cui abbiate sul balcone delle bellissime surfigne, è quello di spuntarle. Sembra una cosa fuori ogni regola, ma se potiamo le nostre surfigne adeguatamente, vedrete che rincominceranno subito a fiorire. Quindi, prima di aspettare che la pianta si rovini completamente, possiamo agire quindi con le forbici spuntando la pianta, dandogli questo stimolo a ripartire nuovamente con nuovi getti che porteranno poi tantissimi nuovi fiori. Vedrete i risultati della vostra potatura dopo circa 15 soli giorni. Se invece è la prima volta che vi trovate ad allestire un balcone fiorito, gli artigiani delle piante hanno pensato a voi, attraverso questa balconiera già pronta per allestire il vostro terrazzo. Questa è una balconiera composta da surfigne che vengono piantate direttamente da noi all'interno di questa balconiera e fin da piccole piccole, quindi crescono intrecciandosi una con l'altra per creare poi questo effetto a cuscino fiorito. E come sempre vi consiglio di mantenere al meglio con l'acqua, concime e, se ci dovesse essere il bisogno, attraverso potature.